Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Casa delle Culture. Io sono Giorgia, bibliotecaria, e sono qui per darvi qualche consiglio di lettura. Come ormai saprete, questi consigli sono pensati soprattutto per coloro che provengono dal web e dalla sineglossa, perché i consigli si legano al tema che avete trattato nell'ultima lezione, ovvero questa volta la consapevolezza. Il primo consiglio di lettura che vi do oggi a tema consapevolezza è Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Il romanzo è ambientato nel 1938 a Lisbona, in pieno regime salazariano. Pereira è un giornalista che si occupa della rubrica culturale di un giornale locale, non ha particolari opinioni politiche, vive le sue giornate mangiando, infatti ha problema di obesità, leggendo letteratura francese, commemorando la morte della moglie. Quindi le sue giornate sono molto monotone e non entra mai nella questione politica del suo tempo, nonostante sia così problematica. Un giorno Pereira, leggendo un altro quotidiano, scoprirà un articolo che lo interessa particolarmente per il tono e per la bellezza della scrittura. Decide di contattarne l'autore, per proporgli un piccolo incarico nel suo giornale, appunto. L'autore dell'articolo si scoprirà che è un giovane di origini italiane che però è coinvolto nella resistenza al regime. Quindi, gli articoli che proporrà Pereira saranno tutti fortemente caratterizzati da una forte vena politica. In questo contesto Pereira si trova un po' spaesato, non sa bene come comportarsi, ma sarà catapultato in questa realtà perché il giovane chiederà ospitalità a Pereira proprio perché si sente perseguitato dalla polizia. In questo contesto Pereira ha una specie di epifania, inizia a crescere dentro di lui un senso di consapevolezza politica, inizia a pensare al suo ruolo in questa società, al suo ruolo politico, ma anche come essere umano. Quindi, mano a mano, la consapevolezza politica di Pereira aumenterà finché non sceglierà appunto di porsi attivamente in questa lotta politica. Il romanzo di Tabucchi, nonostante la brevità, è molto intenso e l'indagine psicologica che l'autore fa del protagonista è molto raffinata e nonostante vi sia appunto questo tema politico molto, molto pregnante, molto presente, resta comunque un romanzo fortemente emozionante. Seguire le vicende di Pereira a così stretto contatto con i suoi pensieri, oltre a portarci a ragionare appunto sulla consapevolezza politica, ci porterà anche a commuoverci profondamente per l'umanità del protagonista. Quindi questo è il primo consiglio, che è un po' un classico, ma per chiunque non abbia ancora letto questa perla della letteratura, vi consiglio di riempire questa lacuna, non ve ne pentirete. Il secondo consiglio che vi do è Nel guscio di Ian McEwan. McEwan è uno degli scrittori di lingua anglosassone più importanti e famosi e questa è una sua opera piuttosto interessante. Di cosa parla Nel guscio? Parla della storia di un feto alle ultime settimane di gestazione, ma dal punto di vista del feto stesso. È un artificio letterario che McEwan utilizza con ironia e con sagacia, quindi non sarà complicato accettare questa condizione un po' paradossale. Il feto, nonostante sia chiuso appunto nel suo guscio, ha una grande consapevolezza di quello che è il mondo esterno e questa consapevolezza l'ha ottenuta grazie all'ascolto, perché lui ascolta sia i dialoghi della famiglia, delle persone che ruotano intorno a sua madre, ma anche di tutti quei prodotti che sua madre ascolta. La madre ha l'abitudine di ascoltare podcast di politica, di attualità, letterari, su temi ecologici, ambientali, quindi lui ha una forte consapevolezza di quello che è il mondo esterno e poi ha anche dei gusti piuttosto raffinati perché la madre ascolta musica, classica, beve vino, quindi ironicamente il feto ha anche sviluppato dei gusti, nel campo del vino e degli alcolici. E questa consapevolezza porterà il feto ad avere opinioni molto forti su quello che è il mondo esterno. E quindi vi è questo paradosso per cui il feto, che ancora non fa parte del mondo esterno, ragiona su quale sarà la realtà che lo aspetta una volta nato, su come sarà la società che lo accoglierà una volta appunto venuta alla luce,
come saranno le persone che incontrerà, anche perché lui ascolta i dialoghi che la madre compie con quello che è il suo amante, che è il fratello del padre. Quindi vi è un po' questo rifacimento della vicenda amletica. La madre del feto tradisce il marito con il fratello di lui, e i due tramano alle spalle del marito di lei, appunto, per poterlo uccidere e potersi liberare dalla sua presenza ingombrante. Quindi il feto all'interno della pancia della madre ascolta tutti questi complotti e teme appunto di essere abbandonato alla nascita, quindi si chiederà cosa farà se finirà in una famiglia ricca, cosa succederà invece se finirà in una famiglia povera, se lo uccideranno, e quindi avrà tutta questa serie di riflessioni anche molto perspicaci. E dentro di sé inizierà a maturare anche quella che è una sete di vendetta per il padre, quindi di poter cercare un modo per potersi vendicare sulla madre e sull'amante di lei. Quindi io vi consiglio questo libro perché è una vera e propria esperienza diversa. È divertente trattare il tema della consapevolezza in questo modo, seguire i pensieri e le discettazioni di questo feto che appunto non è ancora immerso nella realtà, ma ne ha una grande conoscenza a priori. Ed essendo Yame Kiwan, la prosa è velocissima, brillante, quindi vi consiglio di fare questa esperienza diversa. L'ultimo consiglio che vi do a tema consapevolezza è Stoner di John Williams, un libro che amo molto. Stoner ha una vicenda editoriale un po' particolare. Viene pubblicato in America nel 1965, ma non ottiene un particolare successo e non ottiene l'attenzione del pubblico. Dopo molti anni, viene pubblicato in Europa e in Europa esplode. E dopodiché in America tornerà nuovamente all'attenzione della critica e del pubblico. Perché esplode in Europa? Quello che pensano l'autore e la critica è che il personaggio di Stoner si avvicina molto di più a quelli che sono i gusti europei, proprio perché è segnato da una certa passività, da una certa pensiero negativo, cosa che non piace molto al pubblico americano, che è abituato a un tipo di eroe diverso. Ma di cosa parla Stoner? Come ho già anticipato, parla di un uomo normale. Nasce nel 1891 in una famiglia di poveri contadini che mettono da parte qualche soldo per riuscirlo a mandare all'università di agraria. Una volta arrivato all'università, però, scopre la letteratura inglese e sceglie di cambiare la sua storia, il suo piano di studi e iniziare appunto a vivere di letteratura. Stoner poi farà un po' quelle che sono le tappe di una normale vita della prima metà del Novecento. Vivrà esternamente dall'entro università alle guerre, si sposerà, avrà un matrimonio fallimentare segnato dall'incomunicabilità, avrà una figlia con cui avrà difficoltà a entrare in relazione, avrà sul lavoro delle problematiche perché il rettore si metterà contro di lui e quindi vivrà un po' tutte quelle problematiche di una vita normale. Quello che è forte in Stoner è che lui riconosce nella sua carriera, nella sua scelta di votarsi alla letteratura, un po' il senso della sua identità. Il lavoro lo rende ciò che è, infatti dirà che la carriera accademica è l'unica che non lo ha tradito. Fare il professore l'ha formato completamente come persona e lo ha reso consapevole di quello che è. Quindi la vita di Stoner sarà segnata da questi momenti molto normali, ma che allo stesso tempo sono raccontati così bene dalla prosa di Williams che avranno quella forza, quell'impatto emotivo, noi proveremo quello struggimento verso le sue problematiche proprio perché sono così vicine a noi, ci toccano in un modo molto, molto intimo e soprattutto verso la fine, perché Stoner morirà, ma questo non è uno spoiler, verrà scritto nelle prime pagine. Stoner morirà un po' dimenticato, come un professore un po' dimenticato dai suoi alunni e considerato un po' un uomo fallito dai suoi colleghi, ma non capiscono la bellezza della vita di Stoner, ma lui è consapevole di quello che è stato. Anche sul letto di morte, ripercorrendo la sua vita, lui avrà una forte consapevolezza
consapevolezza dell'importanza della letteratura e del suo ruolo di professore che gli ha dato appunto una identità in questa vita. Leggere Stoner è fondamentale proprio per ragionare di questa consapevolezza, ragionare proprio di quella che è la nostra percezione di noi stessi. La consapevolezza di Stoner, la consapevolezza di uomo normale di Stoner può aiutarci a capire e trovare la nostra. Questi sono gli ultimi tre consigli di lettura che ho pensato per coloro che hanno fatto il webinar di Sineglossa, però spero possano essere piaciuti anche ad altri e che ho avuto la pazienza di arrivare fin qui, di aver visto gli altri video. Quindi vi saluto, sperando che ci saranno altri video di questo genere e grazie per l'attenzione. Ciao!